Buongiorno, oggi parleremo del Dogecoin, quella criptovaluta, quell'altcoin che sta andando tanto di moda adesso, specialmente nei social, che Elon Musk continua a parlarne sul Twitter, o meglio, io l'ho scoperto attraverso il Twitter di Elon Musk e ne sta continuando a parlare. Chi non sapesse cos'è una criptovaluta, partiamo dalla base, che è Bitcoin, quello lo conoscono tutti, creato nel 2009, diventato famosissimo perché il prezzo è andato sulle stelle. Adesso mi sembra che sia 49.000 euro per Bitcoin, una cosa esageratissima. E adesso è stato creato nel 2014 per scherzo questo Dogecoin. Perché questo Dogecoin ne parlano tutti? Beh, diciamo che ne parla tanto Elon Musk. Elon Musk è proprio un fanatico di questo Dogecoin. Alcuni Twitter di Elon Musk ne parlano in maniera esplicita e la gente sta letteralmente perdendo la testa. Continuano tutti a parlarne nei social, compriamo, non compriamo, quanto sarà il suo prezzo. È veramente una follia, non si capisce niente. Quello che posso dirvi io da quanto riguarda Dogecoin, una criptovaluta al momento che tutti possiamo permetterci, è tipo 5 centesimi di euro per cripto. Quindi alla fine è veramente un prezzo irrisorio rispetto al Bitcoin che costa 49.000. E tutti sperano, grazie a Elon Musk, che questo prezzo salga. Di quanto non si sa. Però, giusto per darvi un esempio di quanto è in circolazione al momento Dogecoin, quando è stato creato questa criptovaluta, la capitalizzazione è di circa 60 milioni di euro nel 2014. Ad adesso ho fatto una piccola ricerca, siamo a 6 miliardi di euro di investimento in questa criptovaluta. È il prezzo 5 centesimi, quindi veramente è bassissima. Però ne parlano tutti, i social ne parlano tutti, i VIP americani, i rapper, Elon Musk, alcuni attori hollywoodiani parlano di Dogecoin. Si vedono macchine con adesivi in America di Dogecoin, comprate Dogecoin e veramente uno non sa più cosa pensare. Dici, ma questa criptovaluta cosa diventerà? Diventerà veramente potente? Guadagneremo dei soldi? Oppure tornerà a zero e perderemo tutto? Questa è una domanda che nessuno saprà rispondere. La cosa però è certa che Elon Musk, quando ha comprato 1,5 miliardi di dollari di Bitcoin, l'ha comprato attraverso un exchange americano che si chiama Coinbase. Coinbase al momento non vende Dogecoin. Elon Musk, nel suo Twitter, ha fatto riferimento in maniera precisa a Coinbase dicendo che questo sarebbe il momento di aggiungere alle sue criptovalute, o meglio, alle sue altcoin di Coinbase, Dogecoin. E quindi questo cosa vuol dire? Beh, non è che voglia dire molto a noi poveri profani. Tutti dicono che quando la criptovaluta verrà aggiunta in Coinbase, generalmente aumenterà di prezzo. Di quanto aumenterà? Andrà a un dollaro? Tutti dicono che andrà a un dollaro entro il 2021. Probabile o no? Tornerà a zero? Chi lo sa? Alcune persone dicono addirittura che andrà a 10 dollari entro il 2021. Io lo spero vivamente, ma non credo che avvenga. Quindi il suo vero prezzo, di come sarà nel futuro, non lo sapremo mai. Quello che sono riuscito a vedere in questi giorni qui, o meglio queste settimane qui, che il prezzo è veramente aumentato, di poco ma aumenta. E quindi questo cosa comporta a noi? Ma chi vuole investire magari c'è un leggero guadagno e chi non investe non rischia, perché è ad altissimo rischio questa criptovaluta, o meglio tutte le criptovalute, visto che sono decentralizzate e non sono controllate, possono tornare a zero domani mattina e si perderebbe tutto. Quindi domani mattina anche il Bitcoin potrebbe tornare a valore zero e qualsiasi persona che ha investito perderebbe tutto. Figuriamoci un altcoin come Dogecoin che vale 5 centesimi. Quindi il rischio è fortissimo. Però è giusto anche parlarne, secondo me, e cercare di capire come il mondo sta cambiando. L'altro giorno, il 1º di aprile, Elon Musk ha mandato un tweet che tutti l'hanno preso per il classico pesce d'aprile, perché lui ha detto in un tweet che manderà letteralmente sulla Luna il Dogecoin. Quindi cosa vuol dire? In termini finanziari, mandare sulla Luna qualcosa vuol dire che il prezzo andrà alle stelle. Ma detto da lui, potrebbe dire che manda un Dogecoin direttamente sulla Luna. Infatti, un giornalista gli ha risposto direttamente dicendo: "Bello scherzo d'aprile che ci hai fatto". E lui gli ha risposto dicendo: "Tu devi sapere che il primo carico di SpaceX che è stato mandato in orbita è stata una forma di formaggio". Questo cosa vuol dire? Potrebbe veramente andare alle stelle questa criptovaluta. Chi lo sa? Non credo che la gente diventerà ricca, però potrebbe anche esserlo.
specialmente nel mondo della finanza e delle criptovalute, dove nel 2009 un bitcoin costava forse meno di un dollaro e adesso ne vale 49.000. Quindi chi li ha comprati quegli anni lì e li ha detenuti è veramente multimilionario. Però non credo che questa sia la storia che andrà a cadere per Dogecoin. Comunque, vedremo nel futuro quello che accadrà. Io sono veramente curioso di vedere quello che andrà a succedere con questa criptovaluta e soprattutto come la stanno spingendo, se è veramente vero quello che dicono. Vi ricordo che io non sono un trader, non sono una persona professionistica in borsa. E non ho nessun tipo di conoscenza, diciamo, professionale per darvi una mano nell'investire. Quindi è un parere mio spassionato e una chiacchierata fra amici. Un'altra cosa che potrebbe far schizzare il prezzo di questo Dogecoin è il suo utilizzo quotidiano. Un altro articolo che è venuto fuori in questi giorni qui, circa la settimana scorsa, è stato un press release della compagnia aerea AirBaltic. È una compagnia aerea dei paesi baltici. Lei ha mandato questa press release dicendo che è possibile comprare i biglietti con le criptovalute, tra cui Bitcoin, Ethereum e Bitcoin Cash. Però ha aggiunto anche Dogecoin e ci sono altre società in America che accettano pagamenti in Dogecoin. Al posto dei dollari oppure dei Bitcoin, accettano i Dogecoin. Tutto ciò, questo cosa vuol dire? Che la gente ne sta utilizzando, li sta comprando e li andrà a utilizzare. Poi aumenterà il prezzo veramente come dicono molte persone nei social facendolo schizzare le stelle? Non lo sapremo mai. O meglio, lo sapremo in futuro. Adesso è quasi impossibile saperlo, altrimenti investiremmo tutti. Quindi vi auguro una buona giornata e al prossimo video. Ciao!